In data 5 marzo del 1987, l'imputato Ribassi Mario si appartava nottetempo con il nannino Franco nella macchina di questi. All'interno della macchina susseguiva una discussione animata e maligna causata da banali motivi di interesse. Al termine di questa, l'imputato derubava il nannino di una collanina d'oro dandosi alla fuga. Il nannino inseguiva l'imputato provocando una colluttazione. Nel corso della stessa, l'imputato colpiva violentemente e ripetutamente il nannino con oggetti contundenti causandogli ferite profonde. L'imputato lasciava il nannino riverso sul selciato omettendo ogni forma di soccorso. Pertanto, l'imputato Ribassi Mario è accusato dei seguenti reati: A. Tentato omicidio. B. Furto. C. Schiamazzi notturni in luogo pubblico. L'imputato si alza. L'imputato conferma quanto deposto in istruttoria? Confermo. Potete sedere. Si alzi il teste Lannino Franco. Il testimone conferma quanto deposto in istruttoria? Sì, signor Presidente, io confermo, diciamo, quello che ho detto nell'istruttoria. Però se mi permette, senza offesa per nessuno, se potevo dire una parola. Dica, dica. Ora, diciamo, volevo dire, diciamo, tra di noi altri, nella macchina c'è stata che... Mezzica, parlare di tentato omicidio mi sembra, diciamo, grave. Guardi che il testimone si deve limitare a rispondere alle domande che gli vengono poste. No, per carità, signor Presidente, io infatti dicevo... Si accomodi. Cioè, si tratta di un ragazzo. Mi ha capito. Ma tentato omicidio mi sembra... Si accomodi, la presenza. Mi sembra... Come... Faccia lei, signor Presidente. È la presenza nella nostra società di maligni soggetti come Ribassi Mario, in arte meri. Individui già capaci a 17 anni di vendersi ai marciapiedi, trasformati in maschere femminili, di colpire a morte uno stupido depravato scusa, per poche migliaia di lire. E la presenza di simili soggetti che trasformano la nostra società da comunità del lieto vivere in sentina di ogni vizio e di ogni depravazione. Chiedo dunque risolutamente la condanna dell'imputato per tentato omicidio, giacché è risultata evidente l'intenzione dell'Ribassi Mario, in arte meri, di sopprimere il cliente e compare di vizio, come dimostrato successivamente dalla tempestiva fuga. La Corte. In nome del popolo italiano, questo collegio giudicante, riunitosi in data 20 marzo del 1990, letti i capi di imputazione, visti gli articoli di legge, assolve l'imputato Ribassi Mario dal reato di schiamazzi notturni in luogo pubblico per non avere commesso il fatto. Condanna l'imputato a 2 anni e 2 mesi per furto aggravato, ad 1 anno e 1 mese per lesioni volontarie. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del 16 dicembre 1985. Avendo l'imputato già scontato 11 mesi e 3 giorni all'Istituto Osservazione Minorile di Malaspina, deve ancora scontare i restanti 3 anni, 9 mesi e 27 giorni nel penitenziario mandamentale Uccerdone di Palermo per sopraggiunta maggiore età. Disgraziato!